questo è uno degli alberi più antichi di Pescara, una risorsa straordinaria. Il progetto può essere tranquillamente modificato senza grossi problemi. C'era una riunione convocata per il 1° di luglio, una riunione consigliale, pensavamo che in quella sede si potesse discutere, invece improvvisamente ieri sera hanno messo su online l'ordinanza ieri sera alle 8, perché la gente non facesse in tempo a sapere, a conoscere l'ordinanza di chiusura della trama. Quindi è stato un atto scorretto e sleale. Quindi stamattina ci siamo un po' mobilitati. Questo cantiere che voi state filmando non c'era prima, quindi noi eravamo presenti qui dentro prima e ci hanno recintato dopo. Quindi questo cantiere non esisteva in questo momento. Quindi è una cosa che va messa in rilievo, quindi noi vedremo che cosa succede. Avevate presentato 600 firme, portato 600 firme in comune a Pescara, c'è stata questa interlocuzione con l'amministrazione comunale? Sì, c'è stata, nel senso che abbiamo avuto la certezza di poterci incontrare lunedì prossimo, perché è stata convocata la commissione apposita per parlare di questo, per parlarne subito dopo la consultazione democratica tra i consiglieri comunali, presenti gli assessori al ramo e presenti i cittadini. Questo tipo di interlocuzione è venuto a mancare all'improvviso quando ci hanno avvertito che stavamo procedendo al taglio degli alberi. A questo punto siamo venuti qui, ci siamo messi a parlarne, eccetera, dopodiché ci hanno sequestrato. Io mi sento sequestrato oggi qua dentro, perché è protesto di conseguenza, perché non ritengo che sia giusto che un cittadino che sta chiacchierando vicino all'albero che vuole proteggere venga sequestrato all'improvviso, soprattutto quando l'ordinanza non parla di protezione del cantiere anche da questo punto, da questo lato. Con questa protesta voi tra l'altro rischiate anche penalmente una denuncia? Ma non lo so, non credo tanto, perché ripeto, noi non abbiamo bloccato io non ho bloccato la strada, abbiamo rispettato, questo è un terreno aperto al pubblico, non ci sono dei limiti, dei confini precisi, ci siamo seduti qui, mentre stavamo qui hanno ci recintato, quindi è una cosa, mi sembra che un cantiere realizzato dopo la nostra, nessuno ci ha fatto vedere la possibilità, il progetto del cantiere, quindi noi stavamo qui, siamo stati chiusi dentro, ecco tutto.